La pace dei santi sia con voi. Il 30 giugno la Chiesa celebra la memoria dei santi primi martiri della Santa Chiesa di Roma, molti cristiani che, come attesta Papa Clemente, furono trucidati nei giardini vaticani da Nerone dopo l'incendio di Roma del luglio del 64. Anche lo storico romano Tacito, nei suoi annali, scrive: alcuni ricoperti di pelle di belve furono lasciati sbranare dai cani, altri furono crocifissi, ad altri fu appiccato il fuoco al termine del giorno in modo che servissero da illuminazione notturna. Auguri a quanti il 30 giugno festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. E in questa memoria vogliamo pregare per quanti anche oggi, nei nostri tempi, a scuola, al lavoro, nella società e dappertutto, soffrono persecuzioni a causa della loro fede cristiana. Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i nostri fratelli cristiani perseguitati, rapiti, imprigionati, torturati e costretti a lasciare il proprio paese a causa della fede cristiana. Ti presentiamo, Signore, il loro dolore innocente, le persecuzioni cui sono sottoposti. A te innalziamo la nostra supplica per tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede, colpevoli solo di essere fedeli al Vangelo e di vivere la loro appartenenza alla Chiesa con uno stile di edificante coraggio. Con le parole della Sacra Liturgia ti chiediamo: concedi pazienza a coloro che soffrono persecuzioni a causa del tuo Santissimo Nome, perché siano testimoni fedeli delle tue promesse. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.